mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga di Cafarnao. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Insegnava nella sinagoga di Cafarnao, lì dove erano nati due dei suoi discepoli, Pietro e Andrea. I giudei dunque si misero a discutere tra loro: Gesù dice che ci darà la propria carne da mangiare, ma com'è possibile? E allora Gesù aggiunge: io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Allora, al centro del Vangelo c'è l'Eucaristia. Al centro della salvezza c'è il sacrificio di Cristo. I due aspetti della stessa verità vanno messi insieme allora, sacramento e sacrificio. Per Lui, che è il nostro Salvatore, c'è l'immolazione, si deve sacrificare. Per noi che siamo peccatori, occorre la riconsacrazione, ed ecco il sacramento. Allora la vita dell'anima agli occhi di Dio è quello che conta di più. Non che il Signore non abbia cura o amore per i nostri corpi, al contrario. Gesù ha guarito, ha guarito, ha guarito, ha risuscitato perfino i morti. Quindi il nostro corpo è prezioso agli occhi di Dio, ma ancora di più l'anima. Perché se si perde l'anima si perde anche il corpo. Se salviamo il corpo, lo salviamo per un po' di anni, poi viene lo stesso la fine. Vedete come c'è la stessa conclusione per i santi e per i delinquenti, per gli uccisi e per gli assassini. Ma non è agli occhi di Dio uguale la fine dell'uno e dell'altro. Questo è fondamento della nostra verità, del nostro Vangelo. Non lo dimentichiamo mai. Sapete perché è necessario tenerlo presente? Primo, per essere grati a Dio, per dirgli un grazie. Secondo, per non sciupare questi doni. È troppo facile. Tu vieni preso come
da un vortice, no? La ruota passa, prende la polvere o il fango, gira, 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 poi si libera di tutto e continua il suo viaggio. Dove finirà? La nostra vita, che viene da Dio, deve finire nelle sue mani. Perché? Perché Lui è il Creatore, è il Signore ed è la misericordia per tutti noi. Dice Gesù nel Vangelo, quando ci vuole spingere ad imitare, a somigliare al Padre, siate misericordiosi come misericordioso il vostro Padre Celeste. E una delle varie facce della santità, per somigliare alla santità di Dio. Quindi perdona perché Dio ti ha perdonato, ama perché Dio ti ha amato e ti ama. Ed ecco l'Eucaristia, è il segno del grande amore di Gesù, il quale, pur essendo sacrificato sulla croce, cacciato via dal giudizio degli uomini, rimane con noi, resta con noi, Signore. Era la preghiera che la comunità cristiana insistentemente ripeteva e poi celebrava il sacrificio e conservava l'Eucaristia per i momenti di grave pericolo. Veniva proprio usato questo, cioè i singoli cristiani non solo prendevano il pane eucaristico, ma ne portavano con sé una parte da consumare nel caso che si fossero trovate di fronte ai carnefici, al martirio, o da dare a quei cristiani che già erano in carcere, nelle prigionie, già condannati a morte. Insomma, l'Eucaristia è il pane di vita. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Allora la domanda è: chi non mangia questo pane, avrà bisogno di una grazia della misericordia di Dio, direi speciale. Per questo motivo i primi cristiani, ma per secoli, insieme al battesimo, battezzavano il bambino neonato, mettevano un pezzetto di ostia di particola consacrata in bocca al bambino perché potesse già da quel momento avere la garanzia della vita eterna nel senso più glorioso, perché per la vita eterna basterebbe il battesimo, ma Gesù dice che per questo pane, per la sua carne, questo va chiarito. Nel battesimo noi riceviamo la santità di Dio, che chiamiamo grazia e dono restituito a noi dopo il peccato che ha ucciso l'anima. Però la grazia è, lasciatemi dire, il sapore di Dio, è il colore di Dio. Non ci sono termini facili da spiegare, per spiegare questo innesto del divino nell'umano. Il semplice uomo diventa cristiano, diventa di Cristo, diventa di Dio. È un recupero è miracoloso. Bene, questo miracolo così grande ne attende un altro ancora più grande, perché ti ho dato la santità per questa vita, ti deve servire anche per la vita eterna, ma se tu giri le spalle, ti ribelli, tu offendi gravemente il Dio che ti ha santificato, tu perdi tutto. E allora ecco che io ti voglio dare un altro tutto. Ti do non la grazia soltanto, ma ti do la vita mia. È vertiginoso. Solo perché liturgicamente la cosa avviene con tanta semplicità, a volte può essere la distrazione, la superficialità, e si ritorna come così, appena appena
con quel po' di gioia, perché abbiamo fatto la comunione, stiamo facendo il mese di maggio, ci sentiamo più vicini alla Madonna, possiamo avere speranza che Dio alla fine perdoni i nostri peccati, ci rimetta un po' della testa sulle spalle, che tante volte se ne va a spasso. Il modo di pensare e di parlare dei cristiani tante volte somiglia a quello dei pagani, degli ignoranti, dei grossolani. Allora, questo è il punto di incontro con Gesù, l'Eucaristia. Bello che il Signore chiami a riceverlo. Quando appare a Damasco, Paolo dice: perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Paolo non lo sa ancora, che lui è stato scelto come vaso di elezione per portare il Vangelo a tutto il mondo, ma come sacerdote, come vescovo, lui consacrerà e darà l'Eucaristia, e le sue comunità sono accese di fuoco dello Spirito Santo. Se leggete gli Atti degli Apostoli, subito capite e leggetelo, perché è il modo di vivere della prima generazione cristiana. E allora Paolo diventa il grande annunziatore, dice: vemii se non evangelizzavero, io sono finito, sono distrutto se non evangelizzo, cioè non do agli altri quello che il Signore ha dato a me. Questa è la ragione dell'amore di Dio che ci dà se stesso, dell'amore della Madonna, che dimentica la sua regalità e si fa serva e povera insieme a noi nel cammino del tempo per la gloria dell'eternità. Aggrappiamoci fortemente alla Madonna, non la lasciamo mai, e lei allora ci consegnerà a Gesù per la vita eterna. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.